E le cose importanti in questo paese si fanno perché ci sono delle opposizioni che ci provano. E oggi avete talmente paura del giudizio dei cittadini che avete tirato fuori questi emendamenti dal cassetto e avete deciso che è roba del PD. Anch'io devo dire che questa è una battaglia che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo. Quando era ora di fare la riforma della governance RAI abbiamo fatto una proposta che è stata bocciata da questa maggioranza. Quando l'anno scorso in stabilità l'abbiamo messa come tetto per risolvere questo escamotage per cui i dirigenti RAI si aumentavano lo stipendio, è stata bocciata dalla maggioranza. Che il PD si intesti questa vittoria è quantomeno inaudito. Se l'avessimo votato due anni fa questo tetto, avremmo risparmiato tantissimi soldi. Se fosse stato veramente valorizzato da questo governo e da quello precedente il lavoro della vigilanza, avremmo un testo, no, di contratto di servizio firmato, anche quello fatto trasversalmente, e i colleghi della commissione di vigilanza RAI se lo ricordano, perché sono concetti e principi su cui ci troviamo tutti d'accordo. Ma qua oggi diventa una bandiera di Renzi. Io non vi metto alla berlina, metto alla berlina un signore che si intesta tutto. Allora, si intestasse le sue porcherie. Allora, buongiorno a tutti, grazie prima di tutto di essere qui. Noi con questa conferenza stampa stamattina presentiamo la nostra visione su cosa vada fatto nel post-terremoto che ha colpito il centro Italia, e lo facciamo con 10 punti che sono le linee guida che noi intendiamo inviare al governo e che speriamo il governo voglia inserire in un provvedimento il prima possibile, un provvedimento che riguardi quelle aree. Noi siamo stati eletti nel Movimento 5 Stelle per essere delle sentinelle, dei portavoce della politica. Questo è il motivo per cui oggi il Movimento 5 Stelle crea una commissione di vigilanza sul terremoto in loco. Andremo in maniera continuativa sul territorio, deputati, consiglieri regionali, consiglieri comunali, a vigilare passo passo su che cosa accade e come verranno messi in atto quei provvedimenti a favore di chi è stato colpito dal terremoto. Ancora una volta il governo si fa prendere da quella che chiamavamo un anno fa l'annuncite acuta, si tende ancora a fare propaganda in un momento di in un momento così particolare, non c'è bisogno di giocare sulla pelle delle persone, noi chiediamo azioni concrete. L'Europa stanzia fino al 2020 ben 64 miliardi per le piccole e medie imprese. Questa è un'occasione d'oro per il nostro paese. Ma come vengono utilizzati tutti questi soldi? I criteri li ha stabiliti il Movimento 5 Stelle in un rapporto scritto ed emendato dai cittadini sul portale Rousseau. Ecco quali sono: aumentare gli investimenti e archiviare l'austerity, favorire l'accesso al credito e ai fondi europei, semplificare la burocrazia e migliorare la trasparenza negli appalti pubblici, ridurre i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione e potenziare l'economia circolare. Tutto il Parlamento europeo ha votato le idee del Movimento 5 Stelle. Ora tocca alla Commissione europea e al governo italiano fare la scelta giusta. Sottolineo che tra il secondo trimestre 2015 e il secondo trimestre 2016 gli occupati sono aumentati di 439.000 unità. Grazie Ministro. Lei, Ministro, sa meglio di me che quei dati che ci ha fornito sono drogati. Drogati perché in questo paese basta lavorare un'ora ed essere pagati con i voucher per risultare occupato. Riepilogando da ingegnere. 1. Avete eliminato l'articolo 18. 2. Avete introdotto il Job Act, il contratto indeterminato a tutele crescente. Truffa semantica. Perché non c'è nulla da tutelare se il contratto fosse indeterminato. 3. Quando esco da questo palazzo la gente mi ferma. Il problema non è più arrivare a fine del mese, il problema è iniziarlo. 4. Ricevo telefonate dei miei colleghi licenziati perché le commesse date da enti dello Stato italiano le vincono in città estere, molto meno tassate. 5. Chiudete ospedali pubblici perché per favorire cliniche private, ma la gente non ha lavoro e quindi non ha soldi. 6. Non approvate il reddito di cittadinanza, i soldi come sapete ci sono. Più licenziamenti, meno assunzioni,
Questo è il risultato delle riforme strutturali imposte da Bruxelles e recepite supinamente dal governo Renzi. Il Jobs Act oggi mostra la sua vera faccia, il suo vero volto, un fallimento totale delle politiche occupazionali. Il Parlamento europeo ha approvato un documento fondamentale che condanna fortemente le pratiche del Consiglio, le imposizioni fatte agli Stati membri in tema occupazionale e in particolare le politiche di austerità. Adesso il Consiglio deve recepire riga per riga le nostre proposte. Investimenti pubblici per far ripartire l'occupazione, reddito di cittadinanza per aiutare chi è rimasto indietro, reindustrializzazione sostenibile della nostra economia, creazione di un mercato del lavoro inclusivo senza precarietà. Adesso la palla spetta al Consiglio e noi ci aspettiamo una risposta chiara e netta da parte di Renzi e della Merkel, perché ormai i cittadini non possono e non devono più aspettare. Ricordo a tutti che in Italia c'è un'emergenza informazione collegata appunto alla gestione del mondo editoriale che è sotto gli occhi di tutti. E non lo sostiene soltanto, sottosegretario, il Movimento 5 Stelle. È un dato evidente allorquando si studiano le classifiche internazionali con cui purtroppo apprendiamo che il nostro Paese per libertà di informazione è sempre più in posizioni che vorremmo abbandonare il più presto possibile. Due giorni fa a Cosenza un editore è stato condannato, seppur a soli 4 mesi, per violenza privata, causa il suicidio di un giornalista che è stato soggetto a vessazioni e a violenza privata. E siamo sempre in quella Calabria in cui, perché si voleva pubblicare, perché si voleva pubblicare la notizia di un probabile avviso di garanzia ad un figlio di un collega che è sottosegretario di Stato. Un giornale non è andato in edicola perché casualmente quella notte le tipografie concluda, si sono bloccate. E questo è il modo con cui voi garantite la libertà di informazione. Bisognava parlare di cyberbullismo ed era un concetto applicato ai minori, si è esteso il concetto ai maggiorenni, si vuole fare una forzatura di significato e si mette nel cyberbullismo tutti i cittadini italiani come se fossero tutti dei bambini. Questo è il modo in cui legifera la maggioranza. Questa benedetta prevenzione che si vuole fare a scuola, 220.000 euro? Ma dobbiamo continuare a prendere in giro i cittadini italiani? 220.000 euro? Si parla della rete come fosse un nemico. In realtà non è così, perché la rete è un grande strumento, ha delle grandi potenzialità, il problema è l'uso distorto che ne viene fatto. Per questo noi puntiamo sulla prevenzione, sull'educazione. Le regole vanno insegnate e si fa con l'educazione, non mettendo un bavaglio alla rete. Ricordo che questa maggioranza e questo governo hanno depenalizzato il reato di ingiuria proprio in questa legislatura. Allora cosa ci venite a raccontare? Le offese, le avete depenalizzate. Durante questi 2 giorni abbiamo avuto un'agenda molto fitta, abbiamo visitato il centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo, il centro per richiedenti asilo più grande d'Europa, quello di Mineo. Io credo che siamo di fronte ad un esodo epocale che è causato da politiche scellerate da parte degli stati occidentali. Grazie al Movimento 5 Stelle l'Europa questa volta ha fatto la sua parte. Sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro su questo fondo. Adesso tocca agli stati membri fare la loro parte. Renzi ad esempio ha fatto tante promesse, parla di Migration Compact. Ma noi non abbiamo ancora visto i soldi dello sviluppo che ha promesso più volte. Il Parlamento europeo ha approvato questo report, un report che abbiamo scritto insieme grazie a Rousseau. L'Europa ha dato ragione al Movimento 5 Stelle, alle nostre idee. Questa è l'Italia 5 Stelle che conta in Europa.
questa conferenza stampa stamattina presentiamo la nostra visione su cosa vada fatto nel post terremoto che ha colpito il centro Italia, e lo facciamo con 10 punti che sono le linee guida.